Il punto di criticità che abbiamo avuto è questo: non ci sono i soldi per dotarsi di progetti esecutivi. Se facciamo un fondo di dotazione nazionale, credo che decolleremo. E finisco: criminalità organizzata, ovviamente, liberandoci dell'equivoco fra camorra e camorrismo. E mi fermo qui perché già ho rapporti di grande cordialità con il Fatto Quotidiano, non vorrei esagerare nell'intimità, diciamo. Mi è capitato di ascoltare un dibattito in una, non mi ricordo in quale palla, insomma c'era Ministro Orlando e un giornalista da un nome equivoco, improbabile, tedesco, diciamo più o meno, un superfluo come lo chiamo io, un superfluo. Un consumatore abusivo di ossigeno, ecco, un danno ecologico permanente. Si avventura in questa considerazione: noi se aveste rinunciato in Campania a Cosentino forse perdevate, però somaro. Su 5 province della Campania io ho perso su una sola provincia, che è la provincia di Cosentino. Basta leggere i dati elettorali, basta leggere i programmi e vedere che l'unico programma che ha come primo punto la lotta contro i poteri criminali è il mio, e basta anche vedere che abbiamo bloccato tutte le gare in corso mandando tutto all'autorità anticorruzione per spezzare il legame fra grandi poteri criminali e istituzioni. Ma questo, diciamo, è folklore.